Ciao a tutti, oggi siamo ancora in lockdown, e però restiamo a casa, io resto a casa e prepariamo un risotto. L'avevo proposto per gli amici qualche giorno fa via Zoom, era piaciuto, allora lo ripropongono in questo video. Facciamo il risotto agli asparagi. Attenzione alla preparazione di oggi perché il modo in cui preparerà il riso si adatta non solo per il risotto agli asparagi, ma per vari tipi di risotto, al radicchio piuttosto che ai carciofi o ai porri. Insomma, è una base risotto che va bene per tutto. Cominciamo con gli asparagi. Allora, io mi sono già portato avanti. Come vedete, ho già eliminato la parte legnosa degli asparagi, però non l'ho buttata perché la userò per arricchire il brodo con cui farò il risotto. Ho già pelato gli asparagi, li ho già ridotti a dadini ed ho tenuto le punte, e le punte mi serviranno perché hanno una delicatezza particolare e anche per guarnire i piatti. Anzitutto l'asparago va pulito. Prima cosa elimino la parte legnosa e poi col pelapatate pulisco l'asparago. Appena sotto, partendo da appena sotto la punta, non butto questi meravigliosi avanzi perché poi li utilizzerò per arricchire il brodo e poi questi asparagi li ridurrò a dadini, a rondelle, preservando la punta. Nel frattempo avevo messo del brodo vegetale a bollire, siamo quasi a bollore, io aggiungo tutta questa parte che mi renderà il mio brodo vegetale ancora più buono. Ho aggiunto al brodo vegetale tutti gli scarti degli asparagi che ovviamente avevo precedentemente lavato bene, quindi la parte legnosa dell'asparago, nonché la parte che ho eliminato con il pelapatate. Ok, allora prepariamo gli asparagi. Li ho pelati, ridotti a dadini, accendo poco, direi gocciolino d'olio, gli diamo veramente una scottata, direi un po' di aglio in camicia, aspettiamo che si scaldi un po', direi che ci siamo. Sarà un'operazione veloce, direi 2 o 3 minuti, perché poi metteremo questi asparagi nel riso che sta andando e lì completeranno la cottura. Cercheremo comunque di tenerli morbidi ma anche un pochino croccanti. Nel frattempo nella cucina c'è un bello profumo di asparagi perché nel brodo vegetale tutti gli avanzi degli asparagi stanno sicuramente dando a quel brodo un bel aroma di asparago e poi anche questi asparagi, questi dadini, queste rondelle fanno il loro. Direi che ancora 1 minuto, è proprio una scottatura. Li aggiustiamo di sale. Ok, ci siamo, spengo il fuoco, vediamo lo spicchio d'aglio. Raffreddo sotto l'acqua corrente le rondelle di asparago per fermarne la cottura. Prepariamo le punte che avevo tagliato, l'acqua bolle, direi che gli diamo, le sbianchiamo, le facciamo bollire per 3 o 4 minuti, le teniamo abbastanza, diciamo 4 minuti, le teniamo ben croccanti. Le punte sono pronte, sono passati 4 minuti e le raffreddiamo sotto l'acqua corrente per fermarne la cottura. Teniamo da parte. Abbiamo saltato le rondelle di asparago, sbollentato le punte e quindi siamo pronti a preparare il risotto. Partiamo con la base risotto. Questa base risotto va bene anche per altri tipi di risotto. Allora, per prima cosa, cominciamo a vedere gli ingredienti. Per 4 persone io ho preparato circa 250 g di riso, è una porzione diciamo media. Il parmigiano reggiano, ho preparato circa 60 g, del burro, 60 g per la mantecatura, un 100 ml di vino bianco. Questo è un vino bianco che ho già depurato dell'alcol, cioè lo avevo già bollito. Lo faccio così perché mi sembra che mettere il vino con l'alcol dà una notina amarognola al riso, ma
forse è una mia fisi, ma io ho sempre fatto così. Qui ho anche una cipolla che è già stata stufata, anzi l'ho anche leggermente frullata. In realtà la cipolla è una di quelle cose che io aggiungo quando ho già iniziato il risotto, per cui conviene prepararla prima e poi tirarla via dalla pentola se si vuole utilizzare la stessa pentola e iniziare il risotto con la pentola, diciamo, vuota. La pentola è calda, non è rovente, e nella pentola calda metto a tostare il riso. Qui ho una risottiera, si può usare anche una padella, e faccio tostare il riso, diciamo, per un paio di minuti. È importante che il riso diventi bello caldo, deve prendere calore. Quindi lo tostiamo, deve fare una leggera tostatura. Questo per me è un processo importante. Nel frattempo ho il brodo vegetale caldo, diciamo praticamente in bollitura. Perché il riso ben tostato, a questo punto aggiungo il vino, lascio sfumare. E direi che siamo pronti per iniziare con il brodo. Allora, qui è importante mettere una quantità di brodo che tenga il riso, diciamo, sempre bagnato, ma come si dice, all'onda. Il riso va seguito, e però non è che va mescolato sempre in continuazione, perché non mi piace rovinare i chicchi. Ecco, il riso va sempre tenuto d'occhio e va tenuto sempre ben bagnato e, come si dice, va tenuto all'onda. A questo punto, tra l'altro, dopo un paio di mestoli di brodo vegetale, direi che è il momento di aggiungere la cipolla. Molti la cipolla la mettono prima, io preferisco metterla a questo, diciamo, a questo punto. Ho sempre il sospetto, o perlomeno ho la paura, che la cipolla, se la tengo all'inizio, non mi consenta di fare la tostatura perfetta. Però qui ho visto che non tutti la pensiamo allo stesso modo. E direi che da questo momento, sono già passati 2 o 3 minuti da quando ho cominciato a mettere il primo mestolo, ci saranno ancora una decina di minuti. Poi però cercheremo di capire quando sarà perfetto al dente. E quindi il momento di aggiungere le rondelle di asparago. Bene, aggiungiamo un po' di brodo. Il risotto va seguito. Ecco, teniamolo sempre, diciamo, all'onda. Vedete? Quando fa questa cosa facilmente, vuol dire che è all'onda. Quando fate così, che si vede per un attimo la padella, vuol dire che sta andando bene. Quando notate che il riso comincia leggermente ad asciugare, è il momento di aggiungere del nuovo brodo. Ecco qua. E diamo una mescolatina delicata. Da quando avevo iniziato ad aggiungere il brodo saranno passati 7-8 minuti, comincio a sentire a che punto è il riso. Direi che ci siamo. Questo è il momento di aggiustare di sale. Io avevo un brodo leggermente salato, per cui dovrò aggiungere poco sale. Conviene tenere il brodo o non salato o appena poco salato, per essere sicuri di poter aggiustare di sale perfettamente quando, diciamo, in questa fase. Aggiungerò poco sale perché c'era già una base. Diciamo, direi, ancora 2 o 3 minuti. È bene finire la cottura con riso al dente. Il chicco deve fare ancora appena cric sotto i denti, perché poi il riso continuerà la sua cottura anche durante la mantecatura, per cui non vogliamo avere un riso che sia scotto. Teniamo la l'onda. Bellissimo.
Ok. Dai che ci siamo. Prendiamo il fuoco. Ora siamo pronti per la fase, secondo me, più delicata del risotto. Il risotto è pronto. Adesso però dobbiamo fare la mantecatura. Cosa consiste la mantecatura? Un grasso, in questo caso useremo del burro, poi avremmo potuto usare anche dell'olio di oliva, si emulsioni con l'amido che è stato rilasciato dal riso. Ed è una fase importante perché in questo modo, quando questa emulsione avviene, il risotto sarà molto più legato di come lo vediamo adesso nella padella. È una fase che si può fare lentamente, però necessita di molta energia nel momento in cui si mescolano, si cerca di realizzare l'emulsione. Aggiungiamo anche il parmigiano. A questo punto sì che bisogna usare tanta energia. Aiutatevi col cucchiaio. Guardate come viene perfetta la cremina. Il riso è a londa. Nel caso dovesse rimanere troppo asciutto, si può sempre aggiungere un po' di brodo. In questo caso non è necessario. Facciamo in modo che questa emulsione venga bene. Direi che ci siamo. Guardate come si è legato perfettamente. Direi che questo riso è pronto. Andiamo ad impiattare. Pronti per impiattare? Mettiamo le punte, avevo messo nelle punte un pochino di olio e un po' di sale. Beh, darei anche un'aggiuntina di buccia di limone, grattatina, ma è solo per dare una piccola sensazione di freschezza ad un piatto che sicuramente è molto dolce. E voilà! Risotto agli asparagi. Buono. Quello che in questo piatto trovo straordinario è la, diciamo, dolcezza del riso, il sapore inconfondibile dell'asparago, la croccantezza delle rondelle che abbiamo tenuto apposta al, diciamo, al dente per essere sicuri che dessero questa croccantezza. E questa leggerissima sensazione di freschezza data dal limone. Questa combinazione, secondo me, è formidabile. Se il video vi è piaciuto e non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale Orazio Food Experience e non dimenticate di mettere like. Alla prossima!